un'azienda molto piena, quindi ora non vi tediamo più, oltre io e l'avvocato, diciamo parola un po' al protagonista di oggi, che è appunto il mister Cagni. Allora, buonasera. Da dove inizio? Inizio da una cosa che l'avvocato Polato mi ha detto oggi al ristorante, che ha detto che si chiama Nerossi Vicenza, quindi sentivo anche la sua voce, che è una voce emozionata, e io faccio parte di questa generazione che si emoziona a fare questo mestiere, che si emoziona agli eventi delle cose. Quindi io mi sono emozionato ieri sera quando il presidente mi ha chiamato, che mi ha mandato il messaggio, poi ci siamo parlati e mi ha detto di venire oggi, e io sono venuto con tutta buona volontà di riuscire a chiudere una situazione che erano preoccupati per il fatto economico o altre cose di questo tipo, quando invece io volevo venire ad allenare la Nerossi Vicenza, che è secondo me una delle squadre importanti d'Italia, perché mi crea dei ricordi importanti per me, e quindi oltre alla grande voglia di lavorare che ho, perché 2 anni fermo sono stati troppi, e allora il calcio mi mancava, il campo mi mancava, e quindi ho accettato volentieri, ma ho accettato anche perché io la squadra l'ho vista l'anno scorso, l'ho vista quest'anno, e secondo me chiaramente è una squadra che ha dei valori, e che quindi non ho problemi nel dire che noi usciremo da questa situazione. Non so quando, perché non so, non è facile, perché quando si subentra così non è la prima volta che io subentro, quindi so, ho l'esperienza di una situazione di questo tipo. Apro una piccola parentesi, chiaramente mi dispiace per Silvio, perché è un collega, e quando succedono queste cose, insomma, sono capitato anche a me, non è facile per la società e non è facile neanche per chi subentra, perché è un collega appunto, no? Poi lo conosco da tantissimi anni e quindi mi dispiace molto, ma però noi siamo legati ai risultati, e i risultati non gli hanno permesso di fare quello che probabilmente è capace di fare, non so per quali motivi. Ecco, io sono venuto qui con lo spirito di riuscire a far rendere questa squadra al meglio di quello che sono le sue possibilità. I tempi, ve lo dico, non lo so, il più presto possibile, però è chiaro, lo sapete benissimo, che quando si cambia poi, io spero che loro abbiano una reazione mentale, perché quello che a me è sembrato l'altra sera è proprio una squadra che aveva dei problemi a livello psicologico, e quindi spero che ritrovino una serenità, che riescano a esprimere le qualità che hanno. Possiamo fare di cosa andate anche così? Sì, Alberto Mattolani, giornale di Vicenza, Gazzetta dello Sport. Il contratto è fino a giugno. E basta, non c'è. No. Solo fino a giugno. Sì. Okay. Ho chiesto io subito, non sono andato a fare altri discorsi. Sì. E io sono di una generazione che sa che i matrimoni, okay. se poi andremo d'accordo andiamo avanti, ma non sul contratto. Lei ha già tenuto il primo allenamento, sì. E insomma, ha detto che la squadra l'ha vista, che idea si è fatta? No, la squadra tecnicamente ha dei valori, su questo non ci sono dubbi, quello so, sì. Adesso poi nel primo allenamento qualche cosa ho visto, ero curioso di vedere anch'io qual era. Quella poteva essere la reazione della squadra. La reazione è sempre giusta, è chiaro, no? Cambi, e quindi i giocatori si vogliono mettere in evidenza, e quindi anzi dovevo stare attento a che non eccedessero, perché poi la troppa voglia ti fa sbagliare in questo senso. Lei viene col preparatore atletico? Sì, professore Alberto Ambrosio. Ah. E mantengo poi gli altri collaboratori che c'erano qui, Viato e poi gli altri due preparatori. Qui, quindi lo staff sarà composto da queste persone. E quindi il vice? Non ce l'ho. Non è male all'Europa. No. Vice Nicoli, tipo a Vicenza, Corriere Vicentino. Lei con il Vicenza aveva già parlato a giugno? Sì. Lì com'era? C'era stato contatto? C'era stato un incontro? C'è stata la conoscenza con il presidente. E io poi avevo fatto un'intervista subito dopo, l'avevo detto che
con correttezza lui mi aveva detto che aveva visto Silvio Baldini, quindi quando ha parlato con me poi dovevano decidere e hanno deciso per Silvio Baldini. Io ci siamo risentiti. Sì, ma aveva voluto conoscere perché non mi conosceva, quindi aveva voluto conoscere la persona più che il tecnico, il presidente. E quindi era stato positivo il nostro incontro, però poi la scelta è stata fatta. Su un altro io gli ho richiamato, gli ho fatto in bocca al lupo perché era quello che sentivo, insomma, perché la correttezza è la cosa che voglio, quindi questo anche qui adesso vi dico, io sarò corretto con voi se voi siete corretti con me. Non, io dico quello che penso sempre, no? D'accordo? Non ci saranno tra di voi figli e figliastri, ve lo dico subito, perché è il mio modo di essere, che non voglia diventare il mio giornalista perché è del posto, no, non esiste, perché io tratterò tutti allo stesso modo, perché ritengo che sia giusto così, e quindi ripeto, correttezza da parte vostra, da parte mia. Io dirò sempre quello che penso, se poi vedo dall'altra parte che la cosa non sarà così, non c'è problema, insomma. Io vado avanti per la mia strada comunque. Giovanni Crestale, tifo bianco rosso. Lei ha parlato di aver rilevato che ci sono soprattutto problemi di carattere mentale, diciamo, psicologico, no? I giocatori stessi, leggiamo sul nostro quotidiano di oggi, riconoscono invece oltretutto di avere grossi problemi anche sotto l'aspetto della preparazione, perché dicono non è possibile che dopo 8 partite di campionato tutti gli altri corrono il doppio di noi. Ecco, forse il preparatore atletico, forse qualcuno può dire lei già. Ma se hanno fatto una dichiarazione di questo tipo hanno sbagliato i giocatori. Questo è il mio pensiero. Cioè, il giocatore deve fare il calciatore, non deve fare né il tecnico né il preparatore atletico. Il giocatore deve fare il calciatore, non deve dare dei giudizi che non deve fare lui. Ripeto, se lo hanno fatto, hanno sbagliato e non lo faranno più. Non devono farlo più, perché se devono dire qualcosa a livello tecnico o della preparazione, devono dire a me o al preparatore, cioè, non al giornalista. Di vacanza, no, diciamo. Fuori dallo stadio, uscite sta battuta. Ecco, fuori dallo stadio, uscite sta battuta. Da parte di un calciatore? Di un calciatore. Ha sbagliato. Non succederà più. Le battute le fanno dentro lo stadio. Grazie. E voi? Vabbè, siete della roba, siete. Voi fate il vostro mestiere, giustamente, voglio dire. E loro sono dei ingenui, quindi. Sono Luca Pozzi di Tutto Sport. Senta, mister, lei come pensa di giocare? Lei è stato difensore da calciatore, no? Quindi prepara bene la difesa, ecco. Come pensa di... Mi fa già arrabbiare, scusi. Guardi che le posso assicurare che è il contrario. Proprio perché sono stato il difensore, so come si attacca. Come si attacca una difesa, no? Ah, comunque la domanda era come gioca, come modulo, non volevo andare. Allora, devo difendere in 11 e attaccare in 11 se si può. Questo io adesso non lo so cosa farò, perché adesso stiamo parlando in generale, ma io non posso parlare in generale oggi, perché ho 2 giorni dalla partita. Quindi io devo preparare la partita col Grosseto, d'accordo? Quindi non lo so quello che farò. Cercherò, ho detto ai ragazzi, di essere sereni e di fare, io voglio vedere una squadra compatta che corra e dia tutto senza avere una preoccupazione del risultato, della classifica. Non ha senso con 34 partite da giocare, non ha una logica. Allora non mi devono venire a dire che sono condizionati dal risultato. No, lasciamo stare il modulo, che quello vediamo cosa faremo, non lo so. No, li butto lì, prendo i bussolotti, li butto lì, devono correre. Corre, stare compatti, non pensare a niente e giocare a pallone. Questo devono fare. Però io devo iniziare a dare un'impronta, l'ho già detto a loro, di quello che secondo me deve essere, devo dire sempre la Nerossi Vicenza, è contento l'avvocato? Sì. Va bene, quello che sarà il Nerossi Vicenza mio, che dovrà avere una caratteristica carica agonistica, cattiveria, sportiva chiaramente, compattezza, deve essere un gruppo di giocatori che fa paura sotto il profilo del comportamento in campo, atletico e mentale. Non so se giocheremo bene,
non mi interessa oggi, non mi interessa il risultato. Certo che vado a Grosseto per fare il risultato, ma io devo valutare questa squadra e vedere il più presto possibile quali sono i difetti che può avere. Dal di fuori non si possono vedere. Ho visto una cosa importante, quella la vedi subito, la disponibilità che c'è stata da parte di tutti. Adesso io poi non li conosco bene tutti, quindi sono anche 30 e quindi dovrò fare piano piano una scrematura e vedere. Però per me oggi si partono tutti alla pari, non è un problema. Volevo fare un'altra domanda. Senta, lei... Ah, scusi. Volevo dire questo, in questo momento è importante. Io non so se ce la faranno un'ora e mezzo della partita di Grosseto. A me interessa vedere, dare un segnale di quello che voglio vedere. Poi ne parliamo finita la partita. Se mi fanno un'ora e mezza meglio, perché, chiaramente. Però voglio già dei segnali di questa cosa. Perché secondo me il calcio è questo oggi. È vedere dei giocatori che entrano in campo e danno tutto. Io sono stato una vita a San Benedetto del Tronto, uno stadio, poi lo stadio in media è una cosa incredibile per il calcio. Non puoi non avere una squadra che non è aggressiva, cattiva e tutto il resto. Di quello il massimo che possono fare, perché certo, ognuno farà questo. Però questo lo voglio. Poi sbagliano, pazienza. L'errore tecnico non mi interessa mai, poi cerco di migliorarlo, però non voglio che sbagliamo sotto l'aspetto mentale. Io non voglio scuse di avere l'aspetto psicologico, di essere la tensione, lo stress, di cosa? Giocare a pallone.